Capitolo 4 A luna, un attimo prima che la campanella annunciasse il termine delle lezioni, i ragazzi cominciarono a radunare i loro libri. Anche il professor Ruggs scese dalla cattedra. Il piccolo e servizievole X.J. del primo banco si precipitava ad aiutarlo ad indossare il soprabito. I ragazzi della via Pal si scambiarono delle occhiate. Aspettavano gli ordini di Boca e si sapevano che nel pomeriggio si sarebbe tenuta una riunione e che i tre delegati avrebbero fatto un rapporto sulla loro spedizione all'orto botanico. Tutti avevano compreso che l'impresa era riuscita e che il loro presidente era penetrato con due dei suoi fin nell'accampamento nemico, ma erano curiosi di conoscere i particolari. Da bocca, fino a quel momento, non avevano cavato una parola. Quanto a Xonacos, invece parlava anche troppo, ma il suo racconto era tanto sconclusionato quanto gonfio di incredibili fanfaronate. Egli raccontava che avevano incontrato delle belve tra le rovine dell'orto botaico, che Nemecek aveva rischiato di affogare nello stagno, che le camicie rosse tenevano le loro riunioni attorno a una pira, però dimenticava l'essenziale. E poi non lo si poteva ascoltare sino alla fine, in quanto assordava tutti coi suoi fischi, che erano tanti punti fermi alla fine di ogni frase Nemecek era talmente consapevole dell'importanza della parte sostenuta che restava silenzioso come una tomba. A chi insisteva perché parlasse, diceva con distacco: Io non posso rispondere, domandalo al presidente. Molti invidiavano il biondino che, quantunque semplice soldato, aveva avuto l'opportunità di prender parte a un'impresa di tale importanza. Tutti quegli arroganti ufficiali ora si rendevano conto di quanto fosse scaduto il loro prestigio nei confronti del subordinato. A questo punto pensavano la promozione di Nemesek a sottotenente era sicura, forse imminente. E così nell'esercito di Via Pal ci sarebbe stato ormai un soldato semplice, e cioè Ettore, il cane nero dello Slovacco. Quando il professore s'avviò per uscire dall'aula, Bocca finalmente levò la mano e quindi stese pollice e indice. 2. La donata era fissata per le due. I ragazzi della classe che non facevano parte dell'associazione di Via Pal. Guardarono con invidia gli amici di Boca che rispondevano col saluto militare. Ma ecco che, proprio mentre gli studenti stavano per lasciare i loro banchi, si verificò un imprevisto. E il professor Ruggs s'arrestò sulla porta. Un momento, disse. Nell'aula, tornò in silenzio. L'insegnante si tolse di tasca un foglietto ripiegato, lo aprì, inforcò gli occhiali. Veitz. Presidente, rispose il poveraccio già allarmato. Il professore continuò a leggere e a chiamar nomi: Richter, Xele, Colnei, Barabas, Leszick, Nemecek. E ciascuno dei ragazzi chiamati rispondeva a turno: presente. Non andate via, voi mi seguirete nella sala dei professori. Ho da dirvi qualcosa. E senza aggiungere una parola di spiegazione per quell'invito inaspettato se ne andò subito fuori lui, nell'aula si levò un gran cicaleccio. Cosa vuole da noi? Perché non ci lascia uscire? Cosa vuole dire tutto ciò? Che cosa vorrà quel vecchio gufo? Tutti i ragazzi in trepida attesa dello scoppio della grana, perché certo non si trattava di nulla di piacevole. Facevano parte del gruppo della Via Pal, quindi era sul presidente che si puntavano i loro sguardi ansiosi e interrogativi, quasi a cercare incoraggiamento e protezione. Non so proprio che cosa questo significhi, brontolò Boca. In ogni caso, seguitelo, io vi aspetterò in corridoio. Poi, rivolto a tutti quelli del suo gruppo, la riunione è spostata dalle due alle tre, c'è un impedimento il largo corridoio si affollò e una fiumana di ragazzi vi si riversò correndo e gridando tutti avevano una gran fretta di uscire un collegiale passando accanto al triste gruppo fermo davanti alla sala dei professori domandò siete in castigo veise rispose altero no il dodicenne si allontanò di corsa e il gruppo lo seguì con sguardi invidiosi ecco quello era libero di andarsene a casa. Ma l'attesa non fu lunga. Dopo pochi minuti la porta della sala professori si spalancò e apparve l'alta e magra figura del professor Rax. "Entrate", disse precedendo i ragazzi all'interno. La sala era deserta in un silenzio mortale. Il gruppo si avvicinò al gran tavolo verde. L'ultimo chiuse la porta dietro di sé. Il professore sedette dietro al tavolo e fece scorrere lo sguardo sugli studenti in piedi davanti a lui. Ci siete tutti? Sì signore, gli fu risposto. Dal cortile giungeva lo schiamazzo della gioventù libera e felice che usciva dalla scuola. L'insegnante fece chiudere la finestra e un silenzio improvviso, di cattivo augurio, regnò nella vasta sala, tutta a scaffalature piene di libri. E in quel pesante silenzio il professor Rax cominciò a parlare. Io ho saputo, disse il professor Rax, rompendo l'opprimente silenzio, che avete fondato una società chiamata dello stucco o qualcosa di simile. Chi mi ha informato mi ha anche fornito l'elenco dei soci. Voi siete membri di questa società, non è vero? Nessuno rispose. I ragazzi se ne stavano a testa bassa in silenzio. L'accusa era fondata. Il professore riprese. Innanzitutto voglio sapere di chi è stata l'iniziativa. Dopo che già da tempo il signor preside ha vietato questo genere di associazioni tra gli studenti. Chi l'ha fondata questa società? Silenzio. Poi una timida voce... Azzardò. Veitz. Il professore squadrò Veitz con aria severa. Non sai presentare te stesso? Ma sì, certo, rispose il ragazzo un po' tremante. E perché allora non lo fai? Il ragazzo rimase muto, non sapendo proprio cosa rispondere. Il professore si tolse un sigaro dal taschino e lentamente lo accese, soffiando sbuffi di fumo verso il soffitto. Poi, visto che il ragazzo taceva, riprese: Bene, non importa. Procediamo con ordine. Innanzitutto, che cosa c'entra lo stucco? Per tutta risposta, Weiz si tolse di tasca una grossa palla di mastice e la posò sul tavolo. Per un po' rimase a contemplarla, poi disse con voce sommessa: Eccolo qui il mastice. Il professore osservò la palla senza toccarla, quasi ne diffidasse. Che cosa è? Stucco, professore. È una pasta che i vetrai usano per fissare le lastre di vetro alle intelaiature delle finestre. Lo spalmano tutto intorno ai bordi e lasciano che si rassodi, ma quando è ancora molle si può rasparlo via con le dita. È tutto questo, e l'insegnante indicò la palla. «L'hai raspato tu dalle finestre?» «Oh no, signore, questo è lo stucco della società.» Il professor Axe storse il naso. «Come, come?» Witz, che nel frattempo si era un poco ripreso dall'iniziale smarrimento, si decise coraggiosamente a spiegare il mistero. «Appartiene a tutti i componenti la società, in quanto ognuno ha procurato la sua parte.» Al momento lo io, perché il comitato ha stabilito che toccasse a me custodirlo. Prima lo teneva col Ney, perché il cassiere è lui, ma lo lasciava indurire, non lo masticava mai. Allora il mastice va masticato? gridò. Sì, per forza, spiego Veiz. Se non lo si fa, diventa duro e non lo si può utilizzare. Io lo mastico ogni giorno. E perché lo fai? Perché il regolamento della società fa obbligo al presidente in carica di masticare lo stucco almeno una volta al giorno, onde evitare che si solidifichi. A questo punto Bates scoppiò a piangere e concluse con una voce singhiozzante. E ora, ora il presidente sono io. Il dramma era giunto alla sua scena madre. La voce del professore suonò fredda e severissima. Dove avete preso questo stucco? In che modo ve ne siete procurato tanto? Silenzio. L'insegnante fissò con lei. Tu, rispondi. Dove l'avete preso? L'interpellato rispose balbettando come uno che voleva liberare la sua coscienza con una confessione sincera. È da un mese che l'andiamo raccogliendo, professore. Io l'ho masticato per una settimana, tempo fa. Allora era una pallotolina. Fu Vezza a portarne per primo un pezzetto e in quell'occasione fondammo la società. Suo padre l'aveva portato a fare un giro in carrozza i cui vetri erano fissati col mastice. Allora lo raspò via fino a rompersi un'unghia. Poi, due giorni dopo, il vetro della finestra dell'aula di musica andò in pezzi. Io sono tornato nel pomeriggio ed ho atteso il vetraio sino alle 5. Quando arrivò, gli chiesi di darmi un po' di stucco. Ma lui non mi rispose perché non poteva parlare, aveva la bocca piena di stucco che masticava. Allora lo pregai di lasciarmi rimanere accanto a lui, a guardarlo, mentre lavorava, e lui fece di sì con la testa. Poi, quando ebbe montato il vetro, mi sono avvicinato alla finestra, ho gradato il mastice e l'ho portato via. Non ho rubato per me stesso, signore, l'ho fatto per la società, e a questo punto si sciolse in lacrime. Dico, non vorrai metterti a piangere, eh? brontolò il professore. Fritz tirava i bottoni della sua giacca e, nell'imbarazzo, credette opportuno aggiungere: Questo piagnucola per niente. E poiché Colney continuava a singhiozzare, Fritz gli disse a mezza voce, un po' brusco: E piantala, dai! Dopodiché, anche lui si mise a singhiozzare. Questa scena ebbe il potere di commuovere il professor Rax, i ragazzi se ne accorsero per il modo con il quale egli lanciava in aria grandi sbuffi di fumo. Ed ecco farsi avanti Xele, il dendy della classe, del tutto inaspettatamente, si piantò davanti al professor Rax, risoluto a prodursi in un nobile gesto, degno di un antico romano, come Bocca aveva fatto nel campo due giorni prima, e disse con voce ferma: Anch'io, professore, ho portato dello stucco alla società. E dove l'hai preso? In casa mia. Io ho rupi apposta la vaschetta dell'uccelliera. Essa fu riparata con dello stucco che io raspai via mentre era fresco. Solo che adesso, quando il canarino fa le sue abluzioni, l'acqua gocciola sul tappeto. Mi domando che bisogno ha quello stupidissimo uccello di fare il bagno. I passeri non si lavano mai e questo non impedisce loro di essere puliti. Il professor Rax lo fulminò con un'occhiata. Tu sei troppo allegro, Xele, disse con voce minacciosa. Non pensare di andartene presto. Continua a raccontare Colney. Il poveraccio si soffiò il naso, ma non so che cosa dovrei dire d'altro. Come vi siete procurati il resto dello stucco? L'ha spiegato Xele. Xelen ha portato pochissimo e poi la società mi ha dato l'altro giorno cento soldi per comprarne. Questa informazione non piacque per niente al professor Rax. Ah, voi ne compravate anche? Oh, no, professore, esclamò Colney fieramente. Solo come ho già detto, mio padre mi portò in carrozza ed io potei grattare un po' di mastice, buono, malleabile. Allora il comitato mi dette cento soldi per affittare ancora una volta quella vettura. Così mi feci portare sino alle porte della città e grattai il mastice di due vetri. Poi sono rientrato a piedi a casa. È stato quel giorno che ti ho incontrato nei paraggi del Collegio Militare? domandò l'insegnante. Sì, proprio quel giorno. Già, io ti ho rivolto la parola e tu non mi hai risposto. lei distolse lo sguardo. Non potevo, professore. Non potevi perché? inquisì inesorabile il terribile docente. Avevo la bocca piena di stucco e ricominciò a piangere senza smettere di armeggiare nervosamente con i limbi della giacchetta. Fates disse alzando le spalle: Frigna per niente! E dicendo questo ricominciò anche lui a piangere. E il professor Rax uscì di dietro il tavolo e prese ad andare su e giù per la stanza scuotendo la testa. Proprio un'organizzazione geniale! E chi sarebbe il presidente? Veitz ritrovò di colpo un po' della perduta fierezza. Io, professore, l'ho detto anche prima. E c'è anche un cassiere, mi pare. Sì, professore, Colney. E allora, Colney, consegnami tutto il denaro che hai. Ecco, ecco. E Colney si mise a frugare nelle tasche che non avevano niente da invidiare per la loro profondità e per l'ecletismo del loro contenuto, a quelle di Xonacos. Uno dopo l'altro egli depose molti oggetti sul tavolo, una moneta da 100 soldi, un po' di spiccioli, due francobolli, un biglietto, due marche da bollo, da una corona luna, e infine il professor Rax contò scrupolosamente il denaro, con aria preoccupata. Questi denari come li avete? domandò Severo. Con le quote sociali, spiegò Colney, ogni socio versa alla cassa 10 soldi la settimana. E perché? Ma è la regola. Una società deve avere un fondo cassa e i membri devono collaborare. Bates aveva perfino rinunciato a incassare il suo stipendio di presidente. A quanto ammonta? A 20 soldi la settimana. Io ho portato i francobolli, Barabas il biglietto postale. Le marche da bollo le ha procurate Richter. Le ha suo padre, ha, le ha rubate. Eh? Scattò con voce tonante il professore. Non è vero Richter? L'imputato si fece avanti a testa bassa. Allora le hai rubate. Richter muovendo la testa, dette la conferma. Ah! strillò l'insegnante scandalizzato. E non ti vergogni? Tuo padre è. È l'avvocato Ernesto Richter, professore, ma la società ha restituito subito la marca da bollo. Come ha restituito? Sei qui. Sì, perché io l'avevo grattata. Rubata. Io l'avevo rubata. Ma poi avevo una gran paura che mio padre se ne accorgesse. La società allora mi dette 20 soldi per comprare un'altra marca da bollo uguale. Io la comprai e la mise nel cassetto. Ma mio padre mi sorprese sul fatto. Non stavo rubando, ma restituendo, quando mi pescò. Ma lui questo non lo sapeva e credendo che volessi rubare mi detti un sacco di botte. Qui Richter incontrò lo sguardo critico del professore e si corresse. Mi ammonisse veramente e mi chiese dove avessi preso la marca da bollo. Avevo paura di dirgli la verità, perché mi avrebbe schiaffeggiato. Così dissi che Conney me l'aveva regalata. Mi ordinò di renderla a Colney che sicuramente l'aveva rubata a qualcuno. Così ripresi la marca da bollo e la versai in cassa. Ecco perché ne abbiamo due. Ma perché ne avete comprata una nuova? domandò il professore dopo un istante di riflessione. Non potevate semplicemente restituire quella che era stata sottratta? Fu Colney a rispondere in luogo di Richter. No, professore, non si poteva. Sul retro era già stato stampigliato il timbro della società. Ah, c'è anche un timbro. Dov'è? Il guarda sigilli e Barabas ce l'ha lui. Barabas si fece avanti. Scoccò uno sguardo fulminante a Colney, con il quale era sempre sul piede di guerra. Ma ormai era fatta, bisognava rassegnarsi. E Barabas si fece avanti, posando sul tavolo il timbro di gomma con relativo tampone nella scatoletta di latta. Il professor Rax esaminò il timbro. Società dei raccoglitori di stucco, Budapest. Lesse. Poi, reprimendo un sorriso, scosse la testa. Avendo ritrovato la sua sicurezza, Barabbas allungò il braccio verso il tavolo, onde impadronirsi del timbro, ma il professore lo bloccò. Che cosa vuoi fare? Chiedo scusa, professore, disse Barabbas in tono solenne, ma io mi sono impegnato con un giuramento a custodire il sigillo della società e a non cederlo a nessun costo. Silenzio! Il professore introdusse il timbro nella sua tasca. Barabbas era però talmente amareggiato che non poteva più star zitto. E allora, visto che ormai tutto va a rotoli, perché non sequestrare anche la bandiera? Avanti, Xele, consegnala, tanto non serve più. Oh, caspita, anche la bandiera! Il povero professore cominciava a sentirsi la testa pesante. Datemela! Xele infilò la mano nella tasca interna del suo vestito ed estrasse una bandiera fissata ad un pezzo di fil di ferro. Naturalmente, come quella del campo di via Pal, era opera della sorella di Xele, quando c'era qualcosa da cucire era sempre lei, la sorella di Xele, che doveva sobbarcarsi il lavoro. La bandiera portava i colori nazionali ungheresi: rosso, bianco, verde, e portava al centro un'iscrizione fatta con la matita copiativa. Mastic Club Budapest. Onore, gloria e libertà. Connei prese la parola. Chiedo scusa, professore, ma non mi pare sia stato molto leale da parte di Barabbas far sequestrare la bandiera. Ah, c'era sempre con me quello lì, scattò Barabbas con veemenza. Dal momento che non c'è più sigillo è chiaro che la società è sciolta. Basta lo interruppe l'insegnante. Onde porre termine alla discussione, vi metto a posto io tutti quanti. A partire da questo momento il club è sciolto e non voglio più sentir parlare di questo affare. A tutti un punto in meno e a Veitz 2, quale presidente della società. Chiedo scusa, professore, avanzò timidamente Veitz, ma questo è l'ultimo giorno in cui sarei rimasto in carica. Proprio oggi avremmo dovuto tenere l'assemblea per l'elezione del mio successore. E l'unico candidato alla successione era Colney, aggiunse quella carognetta di Barabas. Non me ne importa di quel che sarebbe stato, ribatte il professore. Tutti voi, domani, vi tratterrete a scuola per un'ora oltre il termine delle lezioni. Potete andare. Mormorando un tetro, grazie, e buongiorno. I ragazzi si mossero disordinatamente in direzione della porta e Vates, che era il più vicino al tavolo, tentò di approfittare di quel momento di confusione per riprendersi lo stucco. Il professore però teneva gli occhi aperti. Giù le mani. Vates assunse un'aria candida. Ma non possiamo riprendercelo lo stucco? No, gridò l'insegnante, che davvero non ne poteva più di quel branco di lavativi. Anzi, se c'è qualcuno che ne ha ancora lo consegni immediatamente, capito? Badate che chi non obbedisce la pagherà cara. Dal gruppo si staccò Lezigh, che fino a quel momento si era tenuto in disparte. Si tolse di bocca un bolo di stucco, l'appiccicò con abile pressione del pollice al blocco sociale che troneggiava sul tavolo. È tutto? – domandò sospettoso l'insegnante. Per tutta risposta, Letzig spalancò la bocca più che poté. Siamo intesi, ragazzi. Il professor Ratz si infilò il soprabito e prese il cappello. Che non vi venga in mente di riorganizzare la società, prendere i provvedimenti gravissimi. E ora via, a casa.